Lecce nel paese più piccolo che finora ha aderito. Infatti, Montesano Salentino ha solo 2.600 abitanti e c'è collegato con noi il sindaco Giuseppe Maglie e il delegato all'istruzione, il professor Luigi Rizzello. Sindaco, c'è? Sentite? Sì, la sentiamo benissimo, sindaco, buonasera, eccoci. Buonasera, buonasera a voi. Diciamo che si è fatto un po' tardi, però insomma ne è valsa la pena perché abbiamo potuto ascoltare tante tante cose interessanti e quindi insomma l'idea, non ricordo più chi diceva, di gemellare in qualche modo questa, di costruire una rete, mi pare insomma un'idea da cogliere. Al volo da parte tua, insomma. Ecco, io intanto saluto te, saluto tutti i presenti, gli amministratori, i colleghi sindaci e tutti quanti. E niente, sarò breve perché poi così lascerò la parola al delegato alla cultura, il professor Gigi Rizzello. Niente, noi come abbiamo così avuto la possibilità di, siamo venuti a conoscenza di questo progetto. Lo abbiamo sposato immediatamente, insomma, ecco, senza indugi, anche perché noi siamo un piccolo comune che sin da subito, insomma, per quanto riguarda il tema della cultura, ha avuto un po' l'idea abbastanza chiara. Insomma, abbiamo fatto davvero un investimento in cultura, no? E anche in questo tipo di cultura, nella sua accezione probabilmente principale, fondamentale, che è quella della lettura e del libro. E quindi insomma un progetto del genere non poteva che sposarsi con le nostre idee. Diceva bene, insomma, abbiamo preso questa qualifica di città che legge perché poi da quando ci siamo insediati, sono passati 3 anni, insomma, adesso ci siamo un po' fermati per questa pandemia, ma abbiamo fatto davvero tutta una serie di iniziative a carattere culturale e soprattutto di iniziative diciamo così, per la promozione del libro, Palazzo d'Autore, insomma, abbiamo fatto tutta una serie di iniziative che miravano appunto a promuovere il libro, perché pensiamo che la lettura e il libro sia assolutamente fondamentale come strumento di comunicazione, insomma, è lo strumento d'elezione. E poi perché i dati che vengono fuori dall'OCSE, sappiamo bene, sono dati molto preoccupanti, no? Non bisogna mai ricordare, non bisogna mai scordare quello che ci dice l'OCSE. Attenzione, qui abbiamo grandissime difficoltà da parte dei nostri ragazzi, soprattutto al sud, di comprendere, di leggere e comprendere un testo. E credo che insomma questo sia molto preoccupante, no? Quindi credo che un'amministrazione, seppure piccola, abbia anche un dovere civico di andare in questa direzione insieme alla scuola e insieme, diciamo così, a tutti gli addetti ai lavori. Un'ultima cosa, sentivo prima parlare di biblioteche, ho sentito Monopoli che la biblioteca era chiusa, insomma questo mi... Noi stiamo facendo di tutto, no? Per tenere aperta la nostra biblioteca, cercando anche di rimpinguarla, di adeguarla, insomma, di renderla fruibile. Tenga conto che in un paesino piccolo... La biblioteca comunale, insomma, se dovesse chiudere la biblioteca comunale, un po' diciamo anche a livello simbolico, no? Un po' come un organismo che muore in qualche modo. E quindi stiamo facendo tanti progetti anche per la biblioteca comunale, per cercare insomma di tenerla in vita. Il patto locale per la lettura del Capo di Leuca, tutti insieme in rete. Noi siamo come piccolo comune, siamo un comune capofila del bando di Città che legge campagna elettorale, qui anche qui, insomma, e quindi niente, queste sono le iniziative, per cui, insomma, che dire, questo progetto, insomma, ci ha entusiasmati da subito perché ci crediamo e ci sembra anche il modo così migliore per coinvolgere i ragazzi, delle scuole, e quindi a questo ci penserà il professore Rizzello, che è molto bravo, e quindi che insegna, ha a che fare con i ragazzi sempre, quindi, e a cui cedo volentieri la parola, che ci dirà, insomma, poi come tutti gli aspetti di come sta procedendo l'iniziativa, insomma. Grazie a Grazie, voi. grazie sindaco, grazie della sua partecipazione. Assessore Rizzello c'è. Eccolo.
Eccolo, buonasera a tutti, buonasera a tutte, saluto naturalmente tutti i sindaci, saluto tutti gli amministratori, assessori, un saluto particolare va a te Gemma perché sei stata veramente molto brava a condurre e ad attirarci a questo avvenimento così importante, così bello che è quello della lettura. Noi come piccolo comune, dicevi, noi siamo un comune dove abbiamo solamente 210 ragazzi, pensate un po', quindi abbiamo un istituto comprensivo, abbiamo una scuola composto sostanzialmente da una scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola di primo grado, diciamo così, dove tutte e tre, quando hanno sentito parlare di questo progetto, ecco, sono state veramente coinvolte dalla cosa, perché poi stiamo parlando di un qualcosa dove si cerca di intervenire. Io come uomo di scuola devo condividerle queste cose, cioè si cerca di intervenire nelle relazioni con le persone. Io la cosa che mi ha colpito questa sera sinceramente è quello che effettivamente l'amministrazione di un paese non dovrà solamente pensare a costruire opere pubbliche che, ripeto, hanno la sua valenza, hanno la sua importanza, però l'aspetto relazionale, l'aspetto, diciamo, dove intervenire nella sensibilità, ecco, dei ragazzi, nella sensibilità delle persone, perché poi quello che è stato detto, questa parola insieme, si intende sostanzialmente dove c'è un lavoro sinergico, un lavoro che coinvolge tutti. E io devo dire che devo ringraziare, per esempio, in primis devo ringraziare, diciamo, oltre al sindaco, agli amministratori, agli assessori e tutti quelli che ci credono in questo progetto, io devo anche ringraziare, che è una cosa importante, i dipendenti del comune, perché vedete, molto spesso il politico non può raggiungere determinati risultati se non è presente la, come dire, un'attività continua, profonda dei funzionari, dei dipendenti del comune. Io devo dirvi la verità, quando la mia dipendente, una delle nostre dipendenti, la dipendente Verardo, ci dice: guarda, c'è un progetto che è veramente molto ricco, come non dobbiamo dire no? Dobbiamo iniziare a lavorare. In effetti poi abbiamo fatto una videoconferenza con te Gemma, dove abbiamo visto effettivamente che le stesse maestre, che io ringrazio, la maestra Ferraro, la maestra Contaldi e la professoressa Lecci, dove naturalmente in primis si va ringraziato il dirigente dottor Polimeno. Quindi voglio dirvi, grazie a loro, grazie a questa sinergia di tutti, sicuramente si può fare un qualcosa di importante, un qualcosa di grande, perché secondo me solamente se c'è la collaborazione, se c'è un lavoro in team, se c'è un lavoro, come devo dire, quotidiano, sicuramente si possono ottenere dei risultati molto, molto positivi. Abbiamo anche coinvolto, per non dimenticarmi, anche le componenti, gli organi della scuola, abbiamo coinvolto il consiglio d'istituto, abbiamo coinvolto il presidente del consiglio d'istituto, quindi abbiamo cercato di fare un lavoro veramente profondo, perché secondo me quando si parla di libri, quando si parla di letture, ci deve essere coesione, non ci deve essere divisione. Questo è stato il nostro intento e devo dire, con il sindaco Maglie, ecco Giuseppe Maglie che ho di fronte, effettivamente il nostro intento è proprio quello di portare avanti un progetto culturale dove ci deve essere il coinvolgimento di tutte le componenti, perché questo è un aspetto importante. Però, come diceva prima il mio sindaco, noi però veniamo da lontano, perché per esempio abbiamo già lavorato con le scuole facendo un progetto, la biblioteca che vorrei per esempio, dove c'è stato proprio un lavoro sinergico tra amministrazione e scuola. Quindi la scuola deve essere al centro dell'attenzione. Io come uomo di scuola non sono che contento di questa iniziativa, di questo libro, dove dobbiamo cercare sicuramente, adesso dobbiamo ancora rivederci con le maestre, insomma, con le professoresse, con i ragazzi, perché poi vogliamo approfondirlo questo aspetto ancora di più, perché quando senti parlare di favole, quando sentiamo parlare di tradizioni, quando sentiamo parlare
di riscoprire la cultura locale, secondo me, di un piccolo comune. Stiamo parlando, come dicevo prima Gemma, di un comune, pensate, di 2.600 abitanti. Però noi ci diamo da fare, veramente, siamo contenti di questo progetto, ringrazio tutti e naturalmente buona serata a tutti. Grazie Luigi per il tuo intervento e grazie anche al tuo sindaco, che è un po' anche il nostro, no? Perché adesso farà parte di una città da favole, nelle favole tutto può succedere, anche che i sindaci diventino i sindaci di tutti, no? Anche se da un piccolissimo comune, chissà, e impareremo a conoscere tutte queste bellissime realtà che ci state presentando con tanto entusiasmo.